stato firmato questa mattina a Genova il documento sulle formule di prevenzione sul lavoro in caso di caldo estremo. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede nel servizio di Pietro Adami. Il confronto fino all'ultimo, il negoziato sui criteri per far scattare la cassa integrazione. La firma alla fine è arrivata in prefettura. In una giornata piovosa il patto sul caldo per i lavoratori della provincia di Genova è realtà. In attesa di un decreto del governo, nel capoluogo ligure si è giocato d'anticipo per contrastare l'emergenza calore. Le linee guida e le misure per prevenire i rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro. Forse il primo documento che ha avuto la pretesa di inglobare un po' tutte le problematiche legate ai lavori in condizioni climatiche estreme, perché non si guarda solo del caldo ma vale anche per il freddo. Al tavolo tante parti, a cominciare dai sindacati, che salutano favorevolmente questo primo passo. C'era una necessità, quella di mettere nelle condizioni sui posti di lavoro, di capire quando era il momento di fermarsi e di mettere in atto tutto quello che era necessario. Questo strumento che oggi abbiamo siglato ci permette di arrivare a questo. Purtroppo questo è un tema che ha provocato anche delle morti recentemente in Italia, ma anche nel passato nella nostra regione, e quindi era un passo che dovevamo compiere. È un'estate caldissima, ma non è banale dirlo, probabilmente sarà la meno calda di quelle che ci aspetteranno, e questo ci deve far riflettere sul fatto che non siamo più davanti a un qualcosa di emergenziale, ma a dei fenomeni che dobbiamo assolutamente affrontare in maniera strutturale. La firma anche di INPS, INAIL, ASL, Camera di Commercio, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e ancora tutte le associazioni datoriali di tutti quei settori in cui l'esposizione all'afa e al caldo è preoccupante. Temiamo un po' tutti che questo problema si ripeterà per parecchio tempo, probabilmente, perché il global warming è una realtà. Gli strumenti in capo a datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori responsabili della sicurezza, l'attivazione della cassa integrazione ordinaria quando si raggiungono condizioni di lavoro proibitive, cioè se la temperatura rilevata dai bollettini ARPAL supera i 35 gradi, ma la sospensione e riduzione può essere richiesta anche per la temperatura percepita nelle giornate ad alto tasso di umidità. E ancora, l'intesa contiene indicazioni sulle scelte organizzative, maggiori turnazioni nelle ore più calde e più pause, il coinvolgimento del medico competente per informare e formare i lavoratori.